Vittoria meritata a tempo scaduto del Sora che batte 1-0 il Notaresco nella terza giornata del campionato di Serie D Girone F, un gol arrivato a tempo scaduto da parte dell'ex, il neoentrato Blando su punizione che ha regalato i primi tre punti alla squadra bianconera. Una partita non facile con il Notaresco che si è difeso sempre bene. Il primo tempo avaro di occasioni, due episodi, al 24esimo il gol annullato a Giordano per la sua posizione di fuorigioco e al 27esimo l'occasione più grossa della prima frazione di gioco con Tribelli che entra in area, tira di sinistro, il pallone sfiora il palo e il numero 9 di Casa Palma che non riesce ad intervenire in scivolata. Nel secondo tempo mister di casa Stefano Campolo sostituisce Palma, Tribelli e Giordano con Irillo, Cancelli e Gubellini e rinforzando così l'attacco bianconero. Al 18esimo sugli sviluppi di un corner Gemini mette alto di testa da ottima posizione. Poi negli ultimi 10 minuti di gara succede un po' di tutto, il Sora aumenta la pressione, al 38esimo un calcio d'angolo con un doppio salvataggio sulla linea, azione rocambolesca, e palla che non vuole proprio entrare, poi al 41esimo Irillo avrebbe un'occasione di testa ma non riesce nella deviazione sul cross dalla destra di Cancelli. E infine a tempo scaduto al 48esimo il neoentrato Blando segna il gol dell'ex che regala la vittoria al Sora al calcio di punizione con la traiettoria che inganna, forse anche per l'aiuto del vento, il portiere ospite Curtosi che così viene scavalcato e il Sora porta a casa i primi tre punti di questa stagione e muove la classifica.